Lei ha solo 14 anni, si chiama Benedetta Pilato ed è una nuova stella del nuoto. Medaglia d'argento nei 50 rana ai mondiali in Corea del Sud. Ci sono l'emozione e le lacrime dopo l'impresa. Vediamo con l'inviato Tommaso Mecarozzi. Non ci credo. Ho visto la luce sul blocco ed erano due pallini. Ho iniziato ad urlare. E infatti la King mi ha detto tutto ok. Mi stavo sentendo male, veramente. Come sotto shock Benedetta Pilato, una stella che nasce e brilla nel panorama del nuoto italiano e mondiale. Stenta a credere che a 14 anni abbia conquistato l'argento iridato nei 50 rana, mettendo in difficoltà la campionessa e primatista del mondo Lily King. Talento prezioso quello della pugliese di Taranto, prima azzurra di sempre a infrangere la barriera dei 30 secondi in questa gara, medaglia più giovane di sempre del nuoto azzurro a un mondiale, più precoce di Novella Calligaris, più precoce di Federica Pellegrini. E pensare che il papà Salvatore è stato convinto a farla nuotare e a sostenere i sacrifici da chi oggi la allena, cioè Vito Donghia. Mamma Antonella la accompagna tutti i giorni in piscina per non farle perdere troppo tempo, ci tiene ad andare bene al liceo scientifico. Il fratello più piccolo invece ha 10 anni e gioca a calcio, ma forse un giorno, chissà, che non inizi a nuotare anche lui, ispirato da Benedetta che adesso, diventata stella si diceva, si prepara a illuminare il nuoto azzurro e renderlo più intenso.